1.300.000 euro, a tanto ammontano le risorse regionali gestite da Artigiancassa a sostegno del credito alle imprese dell'artigianato ligure. I finanziamenti serviranno ad abbattere i tassi di interesse per prestiti e leasing. Le richieste approvate nella prima fase sono state 449 e a partire dal 26 luglio seguirà una seconda tranche che metterà a disposizione altri 2 milioni di euro. Noi vogliamo informare del fatto che ha riappreso l'attività Artigiancassa, c'era stato un momento di sospensione perché abbiamo dovuto fare le procedure di gara era scaduto il precedente affidamento, è ripresa l'attività con un ottimo ritmo perché in queste prime settimane abbiamo già liquidato circa 500 pratiche che riguardano aziende liguri, abbiamo concesso contributi per 1.300.000 euro che consentono, con l'abbattimento degli interessi a cui partecipa la Regione con le proprie risorse, di attivare finanziamenti consistenti. Si può calcolare che questo nostro intervento attiva risorse per circa 25 milioni di euro. L'agevolazione consiste in un contributo sugli interessi che, in relazione alle difficoltà della situazione attuale, abbiamo capitalizzato d'intesa con la Regione ed erogato in unica soluzione. Vi faccio un esempio. Delle 449 domande per 1.300.000 di contributi ammessi che hanno consentito di agevolare 25 milioni, oltre 25 milioni di euro di finanziamenti, le imprese avranno i quattrini sul loro conto entro la fine del mese. Massimo inizio di agosto. Perché è uno strumento interessante? È uno strumento interessante perché in una situazione molto difficile, difficile per le imprese, difficile per le banche, cerca di spingere e di aiutare il sistema del credito a fare i finanziamenti migliori, che sono i finanziamenti a medio termine, che consentono di dare stabilità alle imprese. Questi finanziamenti a medio termine si riferiscono sia agli investimenti, sia alla ricostituzione del circolante, cioè alla ricostituzione del magazzino, ed è uno dei pochissimi strumenti che consente di intervenire anche su questo versante che è particolarmente difficile in questo momento per il sistema delle imprese ligure.